Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Il nostro laboratorio era Laboratorio dal Basso 2014 e il nostro titolo era SPA Smart Pool Archaeology, perché noi siamo archeologi che vorrebbero fare impresa utilizzando l'archeologia come professionalità. Quindi questo sicuramente ci ha dato tanto. Le nostre 8 giornate di corso di formazione non ci hanno risolto i problemi di lavoro, ma ci hanno dato tante idee. E soprattutto ci hanno fatto conoscere tra di noi, perché l'obiettivo dei laboratori dal basso era quello di creare anche una rete. E da questo laboratorio che cosa è nato? È nato subito dopo un'esperienza condivisa di attività fatte insieme. Quindi abbiamo subito organizzato una giornata, un giorno nella preistoria qui a Torre Guaceto, era la seconda edizione, ma l'abbiamo voluto organizzare come gruppo di partecipanti al corso dei laboratori dal basso. Quindi abbiamo fondato un'associazione, che credo che in Puglia non esista un'associazione di altre associazioni che operano dal Barese fino al Salento. Abbiamo messo un'associazione che si chiama VivArc ed è l'insieme, è il risultato, il prodotto tangibile dei laboratori dal basso SPA. Quindi è nata VivArc. VivArc, il nostro motto è ricerca, sperimentazione e didattica. Noi siamo 4 associazioni, Terra Punta, Ocra, Terre e Archeologhi, che si sono ufficialmente messe insieme e hanno deciso di operare nel settore dei beni culturali e ambientali, facendo ricerca, facendo sperimentazione e facendo appunto divulgazione e didattica. E abbiamo deciso di organizzare addirittura un grande evento che si chiama Archeotour, l'archeologia in movimento. L'archeologia in movimento perché in effetti ci muoveremo dal parco dell'Alta Murgia fino al Salento, proponendo attività legate all'archeologia sperimentale, all'archeologia imitativa, didattica, ma anche organizzando dei workshop tematici o dei seminari o degli open lab o dei campi di lavoro. Questo è un evento che noi pensiamo come un festival annuale itinerante. Per tutte le informazioni relative al nuovo progetto VivArc e al nuovo progetto di Archeotour in Puglia, l'archeologia in movimento, troverete le informazioni sulla nostra pagina Facebook che è Rete VivArc o sul sito di Terra Punta www.terrapunta.it o sui siti di riferimento di Terre, Archeologhi e Ocra. Lì daremo il calendario delle attività. Seguiteci sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook per poter essere aggiornati sulle nostre prossime attività. Grazie. Standing in a crowded room and I can't see your face.